Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Call of Duty Modern Warfare 2. Era da un po' che non giocavo a Modern Warfare 2. Adesso man mano che passerà il video vi racconto la storia di questa partita, che è a mio parere una delle mie migliori partite su PC, che comunque vi dirò fra poco. Allora, innanzitutto era da molto che non mettevo video di Call of Duty, e qua è la migliore occasione per riproporvi Call of Duty Modern Warfare 2, il gioco che mi ha formato nella storia di Call of Duty e che mi ha fatto passare ore e ore di divertimento e anche di bestemmie varie, ma questi sono piccoli dettagli, tralasciamo. Allora, dicevo, il fatto di questa partita era da molto appunto che non giocavo a Modern Warfare 2, dall'uscita di Modern Warfare 3 appunto, e che proprio non l'aprivo più. Ho visto che avevo ancora Modern Warfare 2 adesso nel PC, ho detto, oh, ma magari giochiamo un pochetto. E ho deciso di crearmi così questa classe un po' strana, usando l'RPD con il calcio. Poi se non sbaglio c'ho gioco di prestigio, potere d'arresto e ninja o comando, uno dei due, non mi ricordo bene. E quindi questa partita all'inizio, come avete visto, come avete potuto notare, non era iniziata nel migliore dei modi. Ma subito dopo mi sono ricreduto perché ho iniziato a fare un bel po' di kill. Vabbè, qui il cambio host, ma non facciamoci caso. Ho ovviamente speed upato il video per non farvi sorbire questa odiosa parte di gioco. Stavo dicendo, questa partita era iniziata malissimo, infatti ero tentato proprio a rage quit più assoluto, ma ho detto vabbè, continuiamo, dato che è una delle partite di Modern Warfare 2, non ci gioco da parecchio, come va, chi se ne frega, alla fine non mi importa il risultato. Dopo un po' invece mi sono totalmente ricreduto, in quanto sono riuscito a fare un buon score. C'è stato un momento particolare dove mi sono gasato un casino, ho detto ok, non l'abbandono più, devo finire questa partita proprio fino alla fine, me la devo giocare tutta. Anche in questa parte dove questo mi ha ucciso con lo spas, era un momento di puro rage quit, dove ero intenzionato proprio a chiudere il gioco, prenderlo e mandarlo fuori dalla finestra. Dato che non ho il CD, ero intenzionato a prendere il PC e buttarlo fuori dalla finestra. Ma ok, basta, dovevo finire di smettere stronzate. Se non sbaglio, ecco il punto, quello dove vi dicevo ragazzi, dove mi sono gasato. Ho fatto una quad feed e lì proprio ho detto oddio, bellissimo, adesso devo finire subito. E lì mi sono gasato come un cane. Da qui in poi mi sono messo a giocare seriamente. L'RPD con il calcio era un'arma che usavo davvero molto su PS3, un'arma che mi piaceva davvero tanto. E su PC non è da meno, nel senso che mi continua a regalare emozioni per quel che mi riguarda, che mi fa realizzare ottime partite. Dopo questa ne ho fatte altre che ho anche registrato, magari ve le mostrerò in futuro, ma non adesso, dato che dopo questo video ci sarà, penso, un commentary di Modern Warfare 3 e poi i miei soliti episodi di Ocean il venerdì. Per chi ancora non fosse chiaro, sottolineo questo punto, che gli episodi del mio survival con Royalize escono solamente il venerdì. Quindi non solo Oria, perché dipende quando li riesco a renderizzare e li riesco ad uppare anche, dato che un episodio di quello occupa sui 500 mega, ma vabbè. Volevo dire altre cose di Modern Warfare 2, che nonostante sia uscito Modern Warfare 3, vedo ancora molta gente che gioca a Modern Warfare 2, e ciò non mi dispiace per niente. Sembra un po' la storiella di Call of Duty 4, che prima era uscito Call of Duty Modern Warfare 2 e tutti dicevano sì vabbè, adesso tutti passano su Modern Warfare 2, nessuno si cagherà più COD 4. Invece io ce l'ho sia su PC che su PS3, e vi posso assicurare che giocatori ce ne sono a migliaio sia su PC che su PS3 e ancora su COD 4. Questa per me è una cosa bella, in quanto le saghe di Modern Warfare, che a me piacciono un casino, riescono sempre ad avere pubblico e fan che ci giocano e riescono a regalare ore e ore di divertimento ancora tutt'oggi. Soprattutto Call of Duty 4, che è uno dei migliori Call of Duty rilasciati, uno dei più, tra virgolette, skill based a mio parere. E quindi mi fa davvero tanto piacere che questi Call of Duty non vengono abbandonati. Certo, Modern Warfare 3 è il più giocato, dato che ci sono mille giocatori che lo giocano, ma comunque è una bella cosa questa.
Cosa posso dire? Questo era tutto, non è tanto da aggiungere. Mancano circa 1 minuto, 50 secondi alla fine della partita. Qui prendo il raid e poi vengo ucciso come un coglione dal lanciapuffi. E lì ero proprio in fase di incazzo totale. Ho detto no, bastardo. Qui ha lanciato gli Harrier, ma non ho nemmeno visto dove li ho lanciati. Ma ok. Qui doppia uccisione. La partita, se non sbaglio, dopo queste pochissime uccisioni, finirà. E quindi, ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere. Vi invito a lasciare un bel mi piace per il ritorno di Modern Warfare 2 sul mio canale dopo tantissimo tempo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto da Jumpytech. È tutto. Lasciate un bel mi piace, condividete il video, mettetelo nei preferiti, scrivete un commento su quello che ne pensate di me, di tutti. Ok, basta, me ne devo andare. Il video è finito, ragazzi. Vi saluto da Jumpytech. È tutto. Ciao ciao.